Dunque, al via ufficialmente la 12ª legislatura con la prima seduta del Consiglio regionale all'Aquila, seduta caratterizzata anche da qualche tensione per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale. Giunge la riconferma di Lorenzo Sospiri, ma soltanto alla quarta votazione. In collegamento per noi dall'Aquila il nostro Carmine Perantuono. Carmine, gli ultimi aggiornamenti su quanto sta avvenendo. Sì, grazie Luca, la seduta è proprio terminata qualche istante fa, la 12ª legislatura e anche la nuova giunta regionale sono dunque nati con qualche fibrillazione dell'ultima ora, ma alla fine tutti i pronostici sono stati rispettati. Lorenzo Sospiri, che è stato in ballottaggio fino a questa mattina stessa con Roberto Santangelo, è il riconfermato presidente dell'assemblea, mentre la giunta regionale è sostanzialmente quella che abbiamo un po' tutti anticipato in questi giorni ed è stata comunicata poco fa dal presidente Marco Marsiglio al termine del suo discorso programmatico, discorso che ha concluso in questo momento la seduta a Palazzo dell'Emiciclo, perché poi ci sarà il dibattito nella prossima seduta, quella in cui ci saranno anche le surroghe dei consiglieri che subentreranno agli assessori. Ma andiamo subito alla composizione della giunta regionale: 3 seggi in esecutivo per Fratelli d'Italia, sono i già pronosticatissimi Quaglieri, Magnacca e D'Annuntis, che verranno sostituiti in assemblea rispettivamente da Maria Assunta Rossi Prospero e Marilena Rossi. Quaglieri riconfermato come più eletto peraltro tra i consiglieri regionali abruzzesi alle deleghe di bilancio e sport, edilizia residenziale pubblica tra le altre quelle che deteneva. Tiziana Magnacca avrà una maxi delega al lavoro e alle attività produttive, mentre D'Annuntis continuerà a seguire il settore dei trasporti e dei lavori pubblici che aveva prima coperto come sottosegretario, adesso proprio nelle vesti di assessore per Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda Forza Italia c'era stato appunto questo ballottaggio, una serie di riunioni che si sono protratte anche fino a questa mattina, interne agli azzurri con la presenza di Nazario Pagano, ma anche di raccordo con gli altri partiti, che hanno portato alla designazione di Roberto Santangelo come assessore, che ricoprerà le deleghe all'istruzione e alla cultura. Al suo posto entrerà in consiglio Antonietta Laporta. Ok, andiamo avanti, c'è stato peraltro anche una sospensione della seduta, mi dicono a questo punto, non la conclusione perché c'è stata una persona che è una familiare di uno dei consiglieri regionali, ha accusato un malore, quindi il trambusto che io vedevo è che nell'aula prospiciente potevo attribuire alla conclusione del discorso di Marsiglio, in realtà è relativo ad una interruzione, speriamo appunto che non ci sia nulla di grave, ma mi dicono che la situazione è assolutamente sotto controllo e c'è l'intervento dei sanitari. Lasciamo questa fase di cronaca per parlare appunto della situazione politica, dicevo Forza Italia, poi la Lega che a sua volta ha accusato molte difficoltà di rapporto, di interlocuzione con il presidente Marsiglio, che rielegge alla vicepresidenza Emanuele Imprudente con la delega che conserva all'agricoltura, al suo posto entrerà in consiglio Carla Mannetti. Per quanto riguarda invece la lista Marsiglio, altra componente della maggioranza, ci sarà l'assessorato esterno per Nicoletta Verì, che continuerà a seguire la sanità. Vi dicevo della situazione relativa alla maggioranza, questa mattina ci sono state molte riunioni anche interne ai partiti e anche qualche momento di tensione nel voto, come accennavi tu Luca, perché nella votazione riguardante il presidente del Consiglio regionale al primo scrutinio Lorenzo Sospiri, indicato dal centrodestra, non ha ottenuto tutti e 18 i voti necessari appunto per non per essere
essere eletto immediatamente perché occorreva la maggioranza qualificata, ma comunque per avere la compattezza della maggioranza stessa ci sono stati due franchi tiratori, una scheda bianca come il voto delle minoranze, appunto, è stato che è andato a aumentare il voto delle minoranze che si sono astenute, e poi nella seconda votazione c'è stato un franco tiratore. Alla fine, già nella terza, Sospiri però ha avuto tutti e 18 i voti della sua maggioranza di centrodestra, voti che nella successiva quarta chiama sono stati sufficienti per vederlo eleggere in consiglio regionale alla guida dell'assemblea. Bisogna dire che c'è stato anche un appello da parte del presidente Marsiglio tra la terza e la quarta votazione al patto per l'Abruzzo affinché aggiungesse i propri voti a quelli della maggioranza che ha eletto Sospiri, ma dopo una breve sospensione Luciano D'Amico ha detto che, non essendo stati coinvolti nella fase della discussione preliminare a questa seduta circa gli accordi sugli incarichi istituzionali, loro preferivano continuare a votare scheda bianca, e così è stato, e quindi 18 sono stati i voti per Sospiri rieletto presidente e 13 le schede bianche. Votati poco fa anche i due vicepresidenti, quello in quota maggioranza che sarà anche vicario e assegnato a noi moderati, quindi a Marianna Scoccia, mentre vicepresidente di minoranza è Antonio Blasioli del Partito Democratico. Eletti anche i consiglieri segretari, che saranno De Renzis di Fratelli d'Italia per la maggioranza e Erika Alessandrini per il Movimento 5 Stelle per il Patto per l'Abruzzo. A proposito del Patto per l'Abruzzo, vi facciamo ascoltare una breve dichiarazione rilasciata prima dell'inizio della seduta, perché ripeto, la seduta in questo momento è in corso, anzi è in una fase di interruzione, da Luciano D'Amico, che prego la regia di mandare in onda. Luciano D'Amico prende il via alla 12ª legislatura, avete appena concluso una riunione con tutti i componenti della sua coalizione, questo significa che c'è una precisa comunione di intenti nell'articolare l'opposizione a Marsiglio in questi 5 anni? Decisamente sì, c'è una compattezza del patto per l'Abruzzo, una compattezza che ci porterà a fare un'opposizione sicuramente costruttiva, ma anche severamente vigilante su tutte le proposte che verranno dai banchi del governo, per fare in modo che il mandato ricevuto dagli abruzzesi possa essere da noi eseguito nel migliore dei modi possibili, e cioè nell'interesse esclusivo della Regione Abruzzo proporre e ricercare delle soluzioni che possano garantire alle abruzzesi e agli abruzzesi le migliori condizioni possibili. Allora ci chiede la linea il nostro direttore Carmine Perantono dal Palazzo dell'Emiciclo dell'Aquila con un ospite. Carmine, a te. Sì Luca, innanzitutto per rassicurarvi sulle condizioni della signora che ha accusato un malore nel corso delle comunicazioni del presidente Marco Marsiglio, la seduta sta riprendendo in questi minuti, Marsiglio sta per completare il suo discorso che verrà poi commentato dai gruppi consigliari nella prossima seduta del Consiglio. Io sono qui con Terenzio Rucci, che è coordinatore della lista Marsiglio. È nata la nuova legislatura, è nata la nuova giunta. Beh, c'è stata qualche fibrillazione, l'abbiamo seguito anche fino alle ultime ore, ma adesso il clima all'interno della coalizione qual è? Ma sicuramente oggi è una giornata di festa, quindi è un clima positivo, è un clima che fa pensare che andiamo incontro ad una grande stagione di governo, di continuità, è quello che i cittadini ci hanno chiesto, è quello che ci responsabilizza a dare il meglio di noi. Marsiglio ha parlato di una serie di temi nel suo intervento che devono portare a una rappresentatività maggiore di questa assemblea in riferimento alle donne, che sono state poche quelle elette, e anche a chi non ha votato nell'uno o nell'altro schieramento. Recuperare il rapporto con la politica è un po' la sfida di questa legislatura. Assolutamente sì, mi sento di far mie le riflessioni del presidente Marsiglio, come tra l'altro spesso mi accade, però io durante la campagna elettorale, nella mia personale esposizione
posizione dei fatti, ho rappresentato più volte che la vera sfida era quella di portare tanti più cittadini alle urne, perché quanto più il meccanismo democratico è partecipato, tanto più è efficace. Quindi andiamo nella direzione giusta, dobbiamo sempre di più avvicinarci ai cittadini, essere credibili e risolvere i problemi e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Il piano politico, la giunta è nata, voi non avete fatto come lista particolari richieste, c'è stato il riconoscimento a Nicoletta Veri per il lavoro svolto sulla sanità, ecco, ma lei che ha partecipato alle riunioni della coalizione, normali fibrillazioni oppure c'è il rischio di qualche più profonda spaccatura? Assolutamente tutto nella norma, tant'è vero che i lavori sono durati anche relativamente poco, sono attori che si conoscono bene, è giusto rivendicare i propri pesi. Noi come lista civica abbiamo ottenuto un risultato importante, ormai noto, e quindi siamo felici di poter dare un contributo nella figura dell'assessore Veri, che era candidato nella nostra lista, per rendere la nostra funzione amministrativa sempre migliore. Grazie a Terenzio Rucci. Sta per completare il suo discorso il presidente Marsilio, ovviamente ampi servizi anche con le dichiarazioni di Marsilio e di Sospiri qui in sala stampa appena si concluderà la seduta nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. A te, Luca.